Bene, amici carissimi, bentornati, ben ritrovati a tutti. Nuova puntata del ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà. Stiamo al numero 37. Siamo dentro la settimana santa, una settimana santa, come ben sappiamo tutti, molto particolare. In questo tempo è certamente assai importante e significativo fondersi con la Divina Volontà, a mio modestissimo avviso, per molte buone motivazioni. La prima motivazione buona per fondersi con la Divina Volontà in questo tempo particolare che stiamo vivendo è entrare dentro il mistero del disegno, certamente salvifico che ci sta facendo vivere, anche se passa attraverso un'assolutamente, come dire, inedita e inimmaginabile situazione di prova. Punto secondo, a mio avviso, in questo tempo è cosa buona fondersi per fare quell'esperienza unica del percepire, non nonostante questa situazione, ma dentro questa situazione, l'amore personale che Dio ha per ciascuno di noi. A mio avviso questo forse è ancora più importante del precedente. Terzo, e questa è una cosa che riguarda e particolarmente questi giorni, è cosa che mi è particolarmente a cuore, fondersi per andare a ricoprire d'amore quanto più possiamo nostro Signore Gesù Cristo, che in questa settimana contempliamo nel Fiat Redimente, ecco, compiere a prezzo di dolori immensi, insomma, di sofferenze allucinanti, l'opera della nostra redenzione, e per la quale mai sufficiente sarà la nostra gratitudine, mai sufficiente sarà il nostro amore di ricambio, mai sufficiente sarà anche la nostra compassione dei suoi dolori, non solo e non principalmente per quelli fisico, morale e spirituale che ha vissuto soffrendo e morendo per noi, ma soprattutto per il dolore dei dolori, quindi che lui ha. Vedersi sfuggire le anime nonostante tutto, vedersi, oggi dice il Vangelo della Messa di oggi, tradito, rinnegato, abbandonato, oppure respinto, rifiutato, scacciato, ecco, dalle anime, quindi lasciandolo nell'impotenza, nonostante tutto, di poterci fare del bene. Ecco, noi sappiamo dalle ore della Passione che le due affermazioni forti che Gesù ha fatto durante la Passione: allontana da me questo calice perché non, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà, nel Getsemani, che rimanda direttamente a Dio mio, perché mi hai abbandonato, non sono da intendere semplicemente in maniera, come dire, umana, anche se non è a priori da escludere questa dimensione, no? Quindi Gesù fa sua la nostra debolezza e chiede aiuto, d'accordo, al Signore. Certamente. Ma la cosa principale era proprio la esternazione di questo dolore immenso che lui percepiva nelle anime che non accolgono, non fanno la volontà di Dio, non si fanno quindi salvare, e per questo cadono nella disperazione più totale. Abbandonando Dio, si ritrovano nella solitudine più profonda. Quindi sono giornate veramente forti, da vivere, ecco, non è questo un tempo in cui barcamenarsi, diciamo così, per sopravvivere nella speranza che passi il più presto possibile. Certamente che abbiamo la speranza che passi il più presto possibile, è comprensibile, però i tempi che il Signore ci mette davanti sono tutti da vivere. Il libro del Coelet, che è uno dei libri sapienziali un po' difficili, a tratti un pochino forte, ci ricorda che nella dimensione della vita terrena ci sono i cosiddetti tempi. E
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere. C'è un tempo per abbracciare, proprio così dice, l'ho già detto in un'altra circostanza, no? E un tempo per astenersi dagli abbracci. Questo, per esempio, è tempo di distanziamento sociale. Niente abbracci. Ecco, però, dentro ogni tempo c'è una logica, c'è una operazione divina. Anche Gesù, poco prima di salire al cielo, quando gli fu chiesto, dice: Senti, po', ma è questo il momento in cui ricostruire il regno di Israele? Se ricordiamo, Fatti degli Apostoli, Gesù risponde: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. A mio avviso, c'è anche un modo un po' non troppo salutare, ecco, di vivere queste situazioni qui andando a scervellarsi su, come dire, prospettive apocalittiche, ecco, sarà arrivata la fine del mondo, mo' passato questo, poi cos'altro accadrà. Io, per carità, sono un povero peccatore, quindi non ho nessuna pretesa, insomma, potrei sbagliarmi. A me è sempre parso più, vogliamo dire, semplicemente ragionevole vivere il tempo che il Signore ci mette davanti quando ce lo mette davanti. Ora c'è questo tempo, ora c'è da vivere questo tempo, non altri. Quello che verrà dopo, Dio lo sa. Quando questo passerà, Dio lo sa. E campare nell'angoscia o nell'angustia, d'accordo? Perché quello che verrà sarà ancora peggio, cose di questo genere. A mio avviso non è un salutare pensiero. Salutare pensiero è sempre vivere bene quello che Dio ci mette dinanzi in stato di fusione perpetua con la divina volontà. Ecco, mi sono permesso questo piccolo, diciamo così, cappello introduttivo perché, ecco, questa puntata cade in questo contesto, diciamo, particolarmente ricco, diciamo così, di eventi particolari, no? Bene, quindi mentre invochiamo la divina volontà e ci fondiamo tutti al volo, ecco, in lei, e cominciamo la lettura del brano di oggi. Siamo al volume 18, quindi è il primo brano del volume 18, 9 agosto 1925. In realtà, da un punto di vista cronologico temporale, molto vicino a quello della settimana scorsa, perché la settimana scorsa, anche se eravamo ancora nel 17° volume, eravamo al 9 di agosto, e, no, scusate, al 2 d'agosto, quindi siamo a una settimana di distanza in realtà. Ecco, vediamo cosa la Divina Volontà ci riserva per questa sera del Venerdì Santo, della settimana santa, in tempo di Covid-19. Ora, mentre mi stavo fondendo nel santo voler divino per ricambiare in amore tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione per amore delle creature, il pensiero mi diceva che non era necessario il fare ciò, né era gradito al mio Gesù questo modo di pregare. Sono invenzioni della mia testa. E il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, prego di fare attenzione, eh? Tu devi sapere che questo modo di pregare, attenzione, questo modo di pregare, cioè di ricambiare il Dio in amore per tutte le cose da Lui create, è un diritto divino. Entra nel primo dovere della creatura. La creazione fu fatta per amore dell'uomo, anzi, fu tanto il nostro amore che se fosse necessario avremmo creato tanti cieli, tanti soli, tante stelle, mari, terre, piante, tutto il resto per quante creature dovevano venire alla luce di questo mondo, affinché ognuno avesse una creazione per sé. Un universo tutto suo. Come difatti, quando il tutto fu creato, fu solo Adamo lo spettatore di tutto il creato. E
egli poteva godere tutto il bene che voleva. E se ciò non facemmo, fu perché l'uomo poteva godere lo stesso, tutto, come se fosse suo, ad onta che gli altri ne godano. Difatti, chi non può dire che il sole è mio e godere della luce del sole per quanto ne vuole? Che l'acqua è mia e dissetarsi e servirsene dove gli necessita? Che il mare, la terra, il fuoco, l'aria sono miei e tante altre cose da me create? E se in qualche cosa l'uomo pare che difetta, che stenta la vita, è il peccato che sbarrando il passo ai miei benefici impedisce alle cose da me create di essere largo per la creatura ingrata. Quindi, stando tutto ciò, che in tutte le cose create Dio vincolava il suo amore verso ciascuna creatura, in essa, creatura, entrava il dovere di ricambiare il Dio col suo piccolo amore, con la sua gratitudine, col suo grazie verso chi tanto aveva fatto per lei. Questo non ricambiare il Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode che fa la creatura a Dio. Attenzione ai termini, poi commenteremo. È un usurparsi i suoi doni, senza neppure riconoscere da dove vengono e chi tanto l'ha amata. Perciò è il primo dovere della creatura ed è tanto indispensabile questo dovere ed è tanto importante che colei, C maiuscola, che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra difesa, il nostro interesse, non faceva altro che girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più grande delle cose create da Dio, per imprimere il suo ricambio d'amore, della gloria, del ringraziamento per tutti e a nome di tutte le umane generazioni. Ah sì, fu proprio la mia mamma celeste che riempì cieli e terra del ricambio per tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione. Dopo di lei fu la mia umanità che compì questo dovere così sacrosanto, a cui tanto la creatura aveva mancato, e che mi rese propizio il mio Padre Celeste verso l'uomo colpevole. Sicché furono le mie preghiere e quelle della mia inseparabile mamma. Non vuoi tu dunque ripetere le mie stesse preghiere? Anzi, perciò ti ho chiamato nel mio volere, affinché ti associ con noi e ripeti gli atti nostri. Non è finito il brano, c'è la seconda parte, ma dobbiamo fare assolutamente una pausa, una bella pausa meditativa, perché qui le cose in causa sono abbastanza grosse. Allora, fondersi nel divin volere, tra le altre cose, significa, qui Luisa ci spiega, cominciare a ricambiare in amore tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione per amore delle creature. Ricordiamo una cosa fondamentale. Fondersi, a prescindere da tante altre cose, è evidentemente operazione che richiama l'amore. Quando due sono innamorati, desiderano tanto essere fusi in un cuor solo, in un'anima sola, o no? Desiderano tanto essere fusi, e questo nel sacramento del matrimonio avviene in maniera, come dire, santa anche, fusi anche in un solo corpo, un solo anima, un solo cuore, un solo spirito. È un'esigenza dell'amore questo fondersi. Amori che si incontrano, amore accolto e amore ricambiato. Quindi, che questo poi è la quintessenza della vita, della divina volontà, andare a prendere tutto quanto l'amore di Dio, anche tutto quello che tutte le creature non prendono, e lo vedremo adesso, l'abbiamo già visto, Gesù ne ha già parlato, e ricambiarlo. Ricambiarlo. A un certo punto il brano di oggi esordisce con Luisa che dice: ma che cos'è sta cosa qua?
Che modo strano di fare, secondo me è un'invenzione della mia testa. E Gesù interviene, dice: Che? Non ho capito bene, che hai detto? Invenzione della tua testa. Dice: Guarda, questo modo di pregare, torneremo subito su questa espressione. Cioè, di cambiare Dio in amore di tutte le cose create, da Lui create, non solo che non è invenzione della tua testa, ma è un diritto divino. Quindi, essendo un diritto divino, noi oggi pensiamo sempre soltanto ai diritti nostri, ai diritti divini, ce li siamo completamente dimenticati, entra nel primo dovere della creatura. Cioè, ricevere questo ricambio di amore in tutte le creature è una cosa a cui Dio ha sacrosanto diritto, per cui farlo non è altro che da parte nostra fare, come dire, la minima parte, la mezza parte del nostro dovere, manco tutta, mezza parte dell'obbligo nostro e manco tutto. E questo che cosa rappresenta? Un modo di pregare. Allora, nella divina volontà non ci stanno, l'ho detto tante volte, preghiere particolari e strane da fare. C'è questo nuovo modo di pregare, questo sì, che se lo vogliamo chiamare, il pregare nell'amore, d'accordo? Il pregare spontaneamente, questo sì. Che poi a pregare, pregare. D'accordo? Nella divina volontà si impara a pregare, pregare. Perché la preghiera. Ecco, adesso facciamo consigli degli acquisti. La preghiera è un rapporto profondo, personale, intimo, con colui che ci ama infinitamente. È uno scambio di amore reale, d'accordo? Realissimo, solo chi non prega non conosce questo amore e questa cosa. Allora, poi Gesù motiva, d'accordo? Spiega, approfondisce. Guarda, noi che cosa abbiamo creato a fare? Torniamo sempre, cioè. Ma noi dobbiamo tornare qui, d'accordo? Perché purtroppo, cioè, la percezione dell'amore di Dio, anche se molti ne parlano, è quasi nulla da parte della stragrande maggioranza delle creature. La gente si ricorda, quando si ricorda che forse Dio c'è, o per bestemmiarlo, d'accordo? Senza troppi problemi, nel senso che gli si attribuisce la causa di tutti i mali possibili e immaginabili, peggio che al governo, ecco. Oppure per chiedergli spiegazioni, d'accordo? Per fargli le interrogazioni parlamentari, un po' come si fanno similmente al Presidente del Consiglio, a chiedere ragione di quello che sta facendo, quando qualcuno si degna di ricordarsi di lui. Per queste motivazioni, pensa un po'. Allora, tutto quello che noi vediamo, la creazione stessa, è un atto di amore che Dio ha fatto. Non semplicemente alle creature create, ma a colui in vista del quale le cose sono create, che siamo noi. Noi. E dice Gesù, attenzione che se fosse stato necessario, io avrei creato un universo per persona. Ma capiamo cosa sta dicendo? Se fosse necessario, io avrei fatto in modo che ognuno avesse una creazione per sé, un universo tutto suo. Comprendiamo? E in effetti, il primo uomo, che c'era solo lui, si è goduto tutto quanto questo spettacolo, come dire, in esclusiva, nel senso che c'era solo lui. Il fatto che siamo in tanti, spiega Gesù, non costituisce un problema. Perché, adesso non vorrei provocare, insomma,
nostalgie o malsani desideri in tempo di arresti domiciliari forzati, no? Ma se uno va al mare, d'accordo, e prende il sole, cioè è come se fosse tutto per lui, ma non è che lo togli al prossimo, capito? Cioè non è che se uno sta a prendere il sole, ecco, stanno le battute, no? Dove sono andato? Prende il sole, dice, mi raccomando, non te lo prendi tutto, lasciamene paura per me, d'accordo? Oppure sono andato a prendere il sole, dice, ma come prende il sole? È rimasto sempre lì dove sta. Battutine insomma abbastanza puerili e infantili, no? Però non è che se tu prendi il sole a qualcun altro viene tolto qualcosa, è come se fosse tutto soltanto per te, anche se è di tutti, d'accordo? Così come la luce, se io esco fuori e c'è il sole e quindi ci vedo, non è che dico, ah, io ci vedo, quindi adesso mi prendo tanta luce e tutti gli altri stanno al buio, non si può fare sto discorso, no? Non esiste. L'acqua. Chi è che è capace di andare a farsi un giro per tutte le sorgenti e per asciugarle tutte quante, no? Ecco, l'aria. Tutti respiriamo. Adesso tocca stare molto attenti a come si respira perché l'aria è infetta, d'accordo? Quindi respiriamo con le mascherine quando usciamo, comunque respiriamo, d'accordo? Non è che se io respiro tolgo l'aria a qualcun altro, no, no, ce n'è abbastanza e basta e avanza per tutti. E ognuno vive, prende l'aria come se fosse la sua. Eccetera, no? Questo vale per tante altre cose create. Quando ci dovesse essere qualche intoppo, qualche problema, per esempio, qui Gesù, sapete che tra i vari capi di imputazione che fanno sempre all'Altissimo, e dice: no, ma l'Altissimo è no, è no. Dio non è buono, perché tollera che centinaia di migliaia di persone ogni giorno muoiano di fame. Non fa niente per impedirlo. Questa cosa che ho detto tantissime volte, insomma, no? Dico, no, no, lui non fa niente per impedirlo. Il problema è che siamo noi a provocarlo, d'accordo? Perché i morti di fame stanno tutti quanti sulla coscienza nostra di ogni volta che qualcuno di noi ha preso qualche cosa di commestibile e lo ha buttato al secchio. Perché non gli andava più, per esempio. Non mi va più. Quanti bambini un pochino viziatelli, purtroppo, questo oggi. Non mi va più. Dico, non ti va più? E che fine fa quella cosa che non ti va più? Le stime fatte tanti anni fa dalla FAO, ecco, io l'ho sempre raccontato, ma ho sempre le foto stampate alla mostra disponibili. I 3.200 miliardi di tonnellate di cibo sprecato, questi sono i numeri, sfamerebbero 4 volte tanto le persone affamate. Sono 800 milioni di persone che muoiono ogni anno di fame, con il cibo che l'opulento Occidente spreca e butta al secchio, ci mangerebbero 4 volte tanto. Non servirebbero neanche tutte quante le benemerite associazioni che ci sono in giro, tutte le onlus che fanno l'adozione a distanza, al quarto mondo, al terzo mondo, tutto quello che vogliamo, che Dio le benedica, ma non servirebbero. Dovrebbero occuparsi di altro, magari andrebbero a fare qualche ospedale per le persone malate, ma la fame non esisterebbe. Ci ho mai pensato che è peccato buttare qualche cosa al secchio, perché qui dobbiamo poi andare, d'accordo? Dobbiamo scendere dalla divina volontà, ecco, della fusione alta alla terra-terra, d'accordo? Una cosa da mangiare non è forse un ti amo di Dio? Doppio, d'accordo? Sia per quello che è, sia per la provvidenza che te l'ha fatta arrivare. E tu non puoi sprecarlo, non si può. Non si può. È un caso questo qui. Dice, se in qualche cosa l'uomo pare che difetta, quindi non ha qualche cosa che gli servirebbe,
che stenta la vita, è il peccato che, sbarrando il passo ai miei benefici, impedisce alle cose da me create di arrivare a tutte le creature. Non sono io. Perché purtroppo nel mondo c'è il maledetto peccato. Capiamo questo qui, no? Quindi... Allora, quindi, fermo, dato che Dio ha fatto questo, quindi ha esagerato in amore verso tutti, quando noi riceviamo qualcosa, esiste un sacrosanto dovere, anche questo credo che forse in questo ciclo di catechese, se non, non ricordo, ma sarà sicuramente già capitato di dire, che la gratitudine non è un optional, è un dovere, perché secondo San Tommaso d'Aquino la gratitudine è una parte della virtù cardinale della giustizia, e la giustizia serve a rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto. D'accordo? Durante la Santa Messa il sacerdote al prefazio dice: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, oltre che fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. Noi adesso soffriamo per l'assenza della Santa Messa, no? Io invito, apprezziamola di più. Cioè, la liturgia cattolica, per esempio cioè, se uno la vivesse come Dio comanda, proprio immerso, bene, dentro, siamo soltanto a queste parole, veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Qui Gesù dice, dal momento che in tutte le cose create Dio vincolava il suo amore verso ciascuna creatura, in essa entrava il dovere, nostro dovere, di ricambiare Dio col suo piccolo amore, con la sua gratitudine, col suo grazie, amore e gratitudine, amore e gratitudine. Adesso, piccola parentesi, se è, come dire, cosa gravissima, dice Gesù, violazione di un diritto divino e quindi grave peccato della creatura, chi è che l'ha mai confessato questo qui? Io non ho mai detto grazie al Signore per tutte le cose che ha creato. Io non posso parlare delle cose che sento in confessione, quindi chi lo sa, però parlo da persona comune. Chi ha mai confessato? Padre, io non ho mai detto a Dio grazie per tutte quante le cose meravigliose con cui il Signore ha circondato la mia vita. Gesù dice che è il primo dovere della creatura. Abbiamo noi, per esempio, detto qualche volta a Gesù, prima ovviamente di questa situazione: Signore, io ti ringrazio perché la messa, ti sei inventata sta cosa, ma questa è la cosa più bella dell'universo, ma io non vedo l'ora di andare a messa, arrivo mezz'ora prima, non vedo l'ora di fare la comunione, io sto lontano da ogni minimo peccato perché ti voglio creare un cuore capace di accoglierti, e quando sto a messa e se il prete ci mette 5 minuti in più, è pazienza, ci mettesse pure 2 ore di più, d'accordo? E finita la messa non è che me ne scappo di corsa, sto tranquillo, specialmente se ho fatto la comunione, ci stai tu nel cuore, ho il mio Dio dentro di me. Io faccio questa domanda, la faccio a me, e ce la facciamo tutti, ma se è un dovere grave ringraziare Gesù per le opere del Fiat Creante, così si chiama, no? Per la creazione, per il sole, per l'acqua, per le stelle, per le terre, per l'aria, per il fuoco, per il mare e per le opere della redenzione. Non sarà che... Dove ci andiamo a mettere? Dove ci andiamo a mettere? La mia esperienza di sacerdote, purtroppo, ecco perché, insomma, sì,
sofferenza, ma sofferenza, come dire, pensante in questo tempo, no? Pensante. Io tutta quanta questa super gratitudine da parte della maggioranza e delle anime, anche buone, anche verso la messa, io non ne crollo, l'ho percepita spesso. Oltre alla più gelida, fredda, totale, assoluta, assordante indifferenza da parte dei più, che il fatto che ci sia la messa, nella messa, cioè il figlio di Dio fatto uomo, scende dal cielo e rinnova in maniera incruenta, tecnicamente si dice ripresenta sacramentalmente, ma insomma adesso non facciamo i teologi fiscalissimi a tutti i costi. Il suo sacrificio sulla croce, quel sacrificio che se non ci fosse stato, noi ce ne andremmo tutti quanti dritti dritti all'inferno, sparati. Ma può essere una cosa di questo genere? Cioè, vabbè, io qui sto in un paesino sperdutino, insomma, turistico, dove ci sono delle priorità e pazienza, ma ci sono confratelli che sono a Roma o in grandi città. Basiliche enormi che occuperebbe da 500-600 posti, la messa principale della domenica, 30 persone. Come qua. Questi sono i numeri, insomma. Ma quindi di che cosa vogliamo parlare? Capite? Cioè, l'uomo, cioè, sta veramente proprio, come dire, esagerando nell'ingratitudine. Sentiamo che dice Gesù. Questo non ricambiare Dio in amore, sto rileggendo ciò che abbiamo letto, per tutto ciò che Dio ha fatto nella creazione, attenzione, non parla ancora della redenzione. È una frode, è un'usurpazione. Tu sei un usurpatore, sei un ladro, capito? Perché ti vai ad accaparrare, a prendere una cosa, prendere una cosa come se fosse tua, ma quella cosa non è tua. Non l'hai fatto tu il sole, non l'hai fatto tu il mare, non l'hai fatta tu l'aria che respiri, né tu né io. E tu lo devi riconoscere da dove vengono, e tu lo devi riconoscere, tu non lo devi bestemmiare a Domine Dio, stare sempre a bestemmiare come un turco. Tu dovresti stare a dire grazie sempre in ogni luogo, nostro dovere, oltre che fonte di salvezza, nostro dovere. E qui si parla ancora soltanto della creazione. Questi sono i giorni, la settimana santa, io ho sempre detto la settimana santa, ma si dovrebbe fermare il mondo, d'accordo? Altro che coronavirus, cioè. Quello dei, cioè, se non ci fosse il coronavirus, in questi giorni il mondo si dovrebbe fermare. D'accordo? Io non sarò esagerato, qualcuno mi dirà che sono esagerato. Ragazzi, in questi giorni qui dobbiamo pensare a quello che ha fatto il Figlio di Dio per noi, d'accordo? Seguirlo passo passo, d'accordo? Le celebrazioni del Triduo, che quest'anno ci saranno a porte chiuse, cioè. Io però, sapete, cioè, io sono parroco da non so quanti anni, sono prete da quasi 16 anni, e dopo i primi 2 anni sono parroco sempre, insomma, quindi ho cambiato 3 comunità parrocchiali. Ora, io vorrei tanto fare una conta anche tra i cosiddetti praticanti, cioè il Triduo Pasquale, figli miei, penso che molti che sentono, ascoltano queste preghiere, spero siano bravi cattolici, devoti, insomma, ma il Triduo Pasquale, ragazzi, cioè, la messa in scena Domini, l'azione liturgica del Venerdì Santo, la veglia pasquale, sono le celebrazioni più belle e più sante che esistono. Ma io vi dico che ho conosciuto non pochi praticanti, arrivati anche a 60 anni, che per esempio l'azione liturgica dell'adorazione della croce del Venerdì Santo, che è bellissima, non sanno neanche che cos'è. Cioè, la celebrazione che commemora la passione, la morte in croce di Gesù,
culmina in quel gesto così bello e significativo che è l'adorazione della croce. Oh! La veglia pasquale. Qualche cattolico, diciamo così, magari qualche volta in vita sua, la messa di mezzanotte di Natale, che è un po' più caruccia, no? C'è andato. Ma non sono poche le persone che non sanno neanche cosa è la veglia pasquale. Cioè, è la celebrazione più importante in assoluto di tutto l'anno liturgico. La madre di tutte le veglie, la messa delle messe, la celebrazione delle celebrazioni, parte tutto da lì. È un qualche cosa di stupendo, bellissimo quando è celebrata proprio con tutti quanti i segni, meravigliosa. E ora tanto vedete, insomma, vorrei essere una mosca, no? Però, capite, dico queste cose con tanta sofferenza, non è che le dico per né per far sentire male né per giudicare nessuno, no? In circostanze normali. Voglio proprio vedere chi è che arriva la settimana santa e comincia. Quando arriva la veglia di Pasqua? Quando? Non vedo l'ora che arriva questa celebrazione. Me la voglio proprio godere con calma, d'accordo? Io giovedì e venerdì santo prendo le ferie, se no, non ci vado a lavorare. Non esiste, d'accordo? Non voglio sentire nessuno, non vado a cena, non vado a pranzo con nessuno. Qui c'è Dio che è morto per me, io non voglio sentire niente in quei giorni lì. D'accordo? Non serve essere preti, frati o suore. Cioè, non devono farlo soltanto preti, frati e suore un discorso di questo genere, perché Gesù non è morto per i frati e per le suore e per le cose, no? Allora capiamo anche la significatività drammatica, ma dolorosamente significativa di tanti eventi, no? O no? Qui Gesù dice che chi non dice grazie per la cosa della creazione è un usurpatore. Figuriamoci chi non dice, cioè Dio è morto per... Cioè, capite che, cioè, ma capite che obbligazione grave che ci ha dato nostro Signore, no? Cioè, ha fatto una cosa grossa. Noi non possiamo rimanere come baccalà, fa finta di niente. Non è possibile una cosa del genere. Non si può. Ecco, poi Gesù chiude: guarda che io e mia madre, durante la vita terrena, tu che pensi che sia una cosa inutile, non soltanto che non inutile, ma è tanto indispensabile, che noi non facevamo altro dalla mattina alla sera per fare quello che tutti quanti gli uomini, la maggioranza degli uomini, non fanno. Ok. Seconda parte dello scritto di oggi. Onde io cercavo per quanto potevo di girare per tutte le cose create, per dare al mio Dio il ricambio dell'amore, della gloria, della gratitudine, per tutto ciò che aveva fatto nella creazione. Mi pareva di vedere in tutte le cose il ricambio dell'amore della mia imperatrice mamma, e del mio amato Gesù. Questo ricambio formava la più bella armonia fra il cielo e la terra e vincolava il creatore alla creatura. Ogni ricambio d'amore era un tasto, una sonatina di musica celeste troppo che rapiva. Il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia mia, tutte le cose create, attenzione, non furono altro che un atto della nostra volontà, che le mise fuori, né esse possono spostarsi, né cambiare effetti, né cambiare ufficio, perché ciascuno lo ricevette dal suo creatore. Esse non sono altro che specchi, dove l'uomo doveva mirare i riflessi delle qualità del suo creatore, dove la potenza, la bellezza, in altre cose la bontà,
l'immensità, la luce, insomma, ogni cosa creata, predica all'uomo le qualità del suo creatore e con voci mute dice quanto lo amo. Invece, nel creare l'uomo, non fu la sola nostra volontà, ma una emanazione che uscì dal nostro seno, una parte di noi stessi che infondemmo in lui. E perciò lo creammo libero di volontà, a ciò che crescesse sempre più in bellezza, in sapienza, in virtù, a somiglianza nostra. Lui poteva moltiplicare i suoi beni, le sue grazie. Oh, se il sole fosse libero di volontà e potesse fare da uno due soli, da due quattro soli, ma quale gloria, quale onore non darebbe al suo creatore, quanta gloria anche a se stesso. Eppure ciò non possono fare le cose create, perché prive di intelligenza e di libero arbitrio, e perché furono create per servire l'uomo. Sicché tutto il nostro amore era centrato nell'uomo, e perciò gli mettemmo tutto il creato a disposizione, tutto ordinato a lui, perché l'uomo si servisse delle opere nostre come tante scale e vie per venire a noi, per conoscerci ed amarci. Ma qual è il nostro dolore nel vedere l'uomo al di sotto delle nostre cose create? Anzi, trasformata dal peccato in bruttezza la sua bella anima fatta da noi, non solo non cresciuta nel bene, ma orrida a vedersi. Eppure, come se tutto ciò che fu creato per lui non bastasse al nostro amore, per custodire questo libero arbitrio, gli facemmo il dono più grande, che supera tutti gli altri doni. Gli demmo la nostra volontà come preservativo, come antidoto, come preventivo ed aiuto alla sua libera volontà, sicché la nostra volontà si mise a sua disposizione per dargli tutti quegli aiuti di cui l'uomo avesse bisogno, sicché la nostra volontà gli fu data come vita primaria ed atto primo di tutte le sue opere, dovendo ricrescere in grazia e in bellezza, aveva bisogno di una volontà suprema, che non solo facesse compagnia alla sua volontà umana, ma che si sostituisse all'operato della creatura. Ma anche questo grande dono disprezzò e non lo volle conoscere. Vedi dunque come entra la nostra volontà nella vita primaria della creatura, e fino a tanto che tiene il suo atto primo, la sua vita, la creatura cresce in grazia, in luce, in bellezza, conserva il vincolo dell'atto primo della creazione, e noi riceviamo la gloria di tutte le cose create, perché servono alla nostra volontà operante nella creatura, scopo unico di tutta la creazione. Perciò ti raccomando che la nostra volontà sia per te la vita e il primo atto di tutte le tue azioni. Questa è la seconda parte. Allora, Gesù ha detto fondamentalmente due o tre cose qui. Tutte le cose create, attenzione, qui Gesù dice tutte le cose create, tutte, non sono altro che un atto della divina volontà che contiene in sé una manifestazione di qualche perfezione divina. Può essere potenza, può essere bellezza, può essere bontà, può essere immensità, può essere luce. Il libro della Sapienza dice, e questo ci sono arrivati anche i filosofi pagani, che dalla bellezza e dal creato si può e si deve risalire alla bellezza del creatore. Ci sono arrivati anche filosofi pagani a queste cose. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Dice un bellissimo salmo. Ora,
Ogni cosa creata è un atto della divina volontà. Ecco perché vivere nella divina volontà e fondersi nella divina volontà è innanzitutto andare a riconoscere questi atti. Chi di noi, quando cammina, dice al Signore Gesù: ti amo con la tua volontà per questo passo che sto facendo, perché fare quel passo, noi capiamo che significa. Chi l'ha fatto il nostro piede, così come è fatto? Cioè, quindi se uno studiasse, io l'ho già detto in qualche altra cosa, se voi sapeste quanto mi piacerebbe altro che, come dire, isolamento, come si chiama, la distanziamento sociale. Io se dipendesse, se potessi, e se ci avessi anche la capacità, ma non ci abbiamo la testa che dopo si stanca, io passerei le giornate, veramente, a studiarmi tutto lo studiabile. Per esempio, l'anatomia, la zoologia. Quindi conoscere benissimo che è fatto il corpo umano, conoscere tutte le specie degli animali, la botanica, tutte le specie di piante, e la fisica, l'astrofisica, la chimica. Potendo farlo oggi, io come... Cioè, sapete cosa sarebbe studiare quelle cose? Una preghiera ininterrotta. Rendere grazie sempre in ogni luogo, perché quelli sono tutti atti della divina volontà, tutti quanti. Gli atomi e le loro combinazioni e tutto quello che combinano sono atti della divina volontà. Le molecole chimiche sono atti della divina volontà. Le specie variegate infinite di animali, generi, tutte quante le cose sono atti della divina volontà. Cioè tu vai a vedere un mondo. Capito? Che chi ce l'ha, come dire, chi ce l'ha tutto quanto, cioè, chi ce l'avrebbe tutto quanto sto tempo? Pure pensiamo anche a tanti scienziati che sanno un sacco di cose, ce l'hanno davanti agli occhi le opere più belle, più grandi di Dio, e non lo riconoscono. Eppure Gesù qui ci dice: ogni cosa creata predica all'uomo le qualità del suo creatore e con voci mute dice quanto lo amo. Adesso faccio un consiglio per gli acquisti. Oggi ho scritto un articoletto, sta sul mio blog, appena pubblicato, anche sulla mia pagina di Facebook, in top di pagina, che si chiama Ascolta il tuo cuore, che è come dire, un elogio del silenzio, perché noi per sentirla la voce muta di Dio che ci dice ti amo nelle cose che ha fatto, dobbiamo imparare a fare silenzio, per guardarle con attenzione, per penetrarle, per rifletterle, per riflettervi, per mettersi davvero in ascolto. E essere è essere amati in realtà. Cioè, la vita dell'uomo è semplicemente essere amati da Dio. Non è altro che questo, è sentire la gioia immensa di questo amore. Guardate, vi leggo un brano che stavo leggendo questa sera prima di tornare in casa. Essere amati da Dio è la più grande delle felicità, è la gloria più bella che si può trovare in cielo e in terra. Capito? Noi quest'amore lo dobbiamo conoscere e riconoscere. E ce l'abbiamo davanti al naso 24 ore su 24. E noi siamo intelligenti, dice Gesù, sta attento che c'è una grossa differenza tra la creazione di tutte le cose e la creazione dell'uomo, perché l'uomo non è soltanto un'opera della nostra volontà, ma è qualcosa di simile a noi. Perché? Perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Noi abbiamo l'intelligenza e il libero arbitrio, unici tra tutti quanti, almeno tra tutte quante
le realtà create che hanno materia come noi. Cioè, tra le realtà create che stanno gli angeli che sono intelligenti, ma gli angeli non hanno la materia come noi. L'uomo nella realtà materiale è l'unico essere che ha intelligenza e libero arbitrio, a differenza di tutte quante le altre cose. E quindi, fatti così, noi abbiamo una potenzialità di crescita indefinita, proprio perché siamo intelligenti e liberi. E questo è il motivo per cui Dio ci ha creato, perché utilizzando bene l'intelligenza e la libertà potessimo crescere sempre più in bellezza, in sapienza, in virtù, diventare sempre più belli. E invece ecco questo delitto gravissimo, questo qui. Noi non ci pensiamo. Venerdì Santo contempleremo Gesù sfigurato, il più bello tra i figli degli uomini. Un giorno è diventato un mostro. E non ho paura di dirlo, perché non offendo Gesù dicendolo, dico la verità, perché Gesù è diventato un mostro quel giorno. E sapete perché è diventato quel mostro quel giorno? Perché si è fatto nostro specchio, prendendo su di sé tutti quanti i nostri peccati, ha mostrato esteriormente quello che noi siamo. Noi siamo diventati molto più brutti e mostruosi di come era ridotto il corpo martoriato di Gesù, che se qualcuno lo vedesse, io non so come hanno fatto i mistici a vederlo, morirebbe di dolore. D'accordo? Noi non abbiamo idea, cioè la passione di Mel Gibson fa ridere le galline, mi si perdoni il termine, d'accordo? In confronto a quello che è stato realmente. Dopo la flagellazione Gesù era vestito di sangue, completamente vestito. Cioè, capito? La faccia, tant'è vero che le prime icone dei primi secoli che erano fatte sulla falsa riga del Mandiglion di Edessa, che è il volto della Sindone, che è completamente, come dire, sfigurato, sono orribili, diciamo, esteticamente, le prime immagini iconiche di Cristo. Perché? Perché il volto era sfigurato. Cioè, c'aveva il naso spaccato, c'aveva gli zigomi rotti, c'aveva gli occhi pesti, le labbra distrutte, cioè, capito? Cioè, era irriconoscibile nostro Signore. E noi? Che dice qui Gesù? Trasformata dal peccato in bruttezza, la sua bella anima fatta da noi, non solo non cresciuta nel bene, ma orrida a vedersi. Cioè, noi capiamo che dolore che abbiamo dato a Dio? Lo capiamo questo qui? Io, tu che mi stai ascoltando, tu che mi stai ascoltando. Tu sei bellissimo, io sono bellissimo, ma sono diventato un mostro. Sei diventato un mostro. E hai tolto a Dio la gioia di vedere quanto sei bello. Ecco perché la Madonna è la creatura così tanto prediletta da parte dell'Altissimo, perché è l'unica che ha dato a Dio la gioia di far vedere quel bello spettacolo che lui si merita di vedere, perché è rimasta bella così come l'ha creata, anzi, moltiplicando sempre più in bellezza e sapienza e in virtù la somiglianza con Dio attraverso l'uso santo dell'intelligenza e del libero arbitrio che lei ha legato senza mai scioglierlo alla divina volontà. Allora fermiamoci qui, che forse è meglio fermarci qui. Con questo spirito entriamo dentro questa Pasqua così come il Signore ce la sta facendo vivere quest'anno. Penso che ci sia molto in quello che abbiamo ascoltato su cui riflettere e meditare. Auguro a tutti una Santa Pasqua. Sapete, in questi giorni io comunque, come sempre, ci sono stato anche quando non c'erano soltanto i mezzi multimediali, adesso ci sono solo quelli. Per chi, ecco, desidera pregare per me e vivere con me e vivere qualche momento liturgico con me, sapete bene tutti quanti, credo, dove e quando trovarmi. In ogni caso, per coloro con cui non ci ritroveremo su queste frequenze multimediali, una Santa Pasqua a tutti e, se Dio vuole, martedì prossimo ci rivedremo con una nuova puntata di Fondersi alla Divina Volontà. La mia benedizione. Ave Maria.